Molti studiosi fornivano descrizioni anche accurate del simbolo degli Illuminati, ma nessuno l'aveva mai visto. Alcuni antichi documenti lo definivano un ambigramma, cioè un simbolo leggibile sia dritto che capovolto. L'ambigramma, molto semplicemente, è una scritta che si può leggere dalle due parti del tavolo quando la si mette sul tavolo. Sono cose che succedevano anche in musica. Ad esempio, Mozart ha scritto una sonata che veniva suonata da due violini che leggevano lo spartito uno da una parte e uno dall'altra. E questa è la versione linguistica o letteraria.